drammatico di grande effetto. Nessun dubbio che questa sia la periferia di una grande città ai giorni nostri, una metropoli che la pioggia immalinconisce, ma di cui non riesce ad attenuare l'operosità, una metropoli che la pioggia non riesce ad impigrire, tanto è inarrestabile e abituale l'ansia di costruire, di produrre, una città produttiva ad alto livello civile, una città da miracolo economico. Potrebbe essere, diciamo, Milano o Francoforte, non lo sappiamo e tutto sommato non ci interessa. Del resto, il romanzo che abbiamo appena finito di leggere, il romanzo che si intitola La vita agra, non lo dice. Una città senza nome, solo periferia e pioggia e incessante operosità. Milano o Francoforte o New Haven. L'interno di una casa è più o meno sempre lo stesso alle 9 di mattina. Letti disfatti, stampe alle pareti. Apparecchi radio acquistati a rate mensili, mezze bottiglie di whisky. E anche l'uomo che scrive a macchina può essere, sì, volendo, Luciano Bianciardi, lo scrittore toscano autore della Vita Agra, ma anche un altro, uno scrittore qualsiasi, uno scrittore che passa le sue giornate alla macchina da scrivere, chino sulla roba degli altri, impegnato a tradurre. Tradurre, comunemente si dice oggi, ma nel 300 dicevasi volgarizzare, perché la voce tradurre sapeva troppo di latino e allora scansavansi i latinismi. Un'ultima occhiata alla pagina appena terminata. E poi fuori, lontano dalle traduzioni, dai vocabolari, fuori a dare aria ai pensieri. Fuori la pioggia come sempre, quasi sempre, da ottobre a maggio. Una pioggia che lava i pensieri, che bagna subito dentro, poiché addosso non la senti più, tanto è abituale, continua, immutabile. Una pioggia che rende quasi incredibile uno squarcio di sole, da prendere a piccole dosi, in piena faccia, come un altro miracolo economico. Questo modo, scusi. Vabbè, insomma, che vuoi. Bevi, vai. Ma... va bene. Oh, io dopo tutto credo che potresti anche metterti d'accordo con la signora. Ma già, ma vedi, il fatto è che lei ha un'idea tutta sua di questo modo di tradurre. Sì, ma sai, con un po' di pazienza... Non è questo, che... lei è abituata con i romanzi gialli, tutta un'altra cosa. Beh, in ogni caso bisogna cercare di risolverla, siamo al 19.
la televisione, il frigorifero, l'aspirapolvere, il fornaio, il macellaio, il lattaio, le scarpe, le tasse.